Ciao a tutti, buonasera, questa faccia un po' distrutta. Voglio fare questo video per spiegarvi, come vi avevo promesso, la mia storia nei confronti di questa decisione di venire in Egitto. Farò un video veloce, senza tagli, perché non sono capace a farli, o meglio, potrei provare, ma ci metterei probabilmente millenni. Quindi farò un video fast così, tranquillo, sotto l'abat-jour, sono in piedi, sono appena rientrata da lavorare, però ho voglia di parlarvi e di raccontarvi questa cosa perché so che potrebbe aiutare qualcuno. Io, come ben sapete, frequento teoricamente il conservatorio ed ero arrivata a un punto dove c'erano varie situazioni nella mia vita che non mi facevano stare più bene. Una su tutte era, in realtà, era una cosa che arrivava tutta da qua, cioè era il fatto che avevo perso totalmente la stima in me stessa. Non riuscivo più a riconoscermi come musicista, come cantante, come nulla. E sta roba mi straniva perché, ragazzi, quando uno cresce avendo sempre un'idea di se stesso e poi di punto in bianco non sa più chi è, io ho sempre avuto ben chiaro chi ero e chi volevo diventare e poi a un certo punto ho smesso di vedere questa chiarezza nella mia vita. Ho perso totalmente questa cosa, questa direzione, diciamo, no? E questo mi ha particolarmente sconvolto, anche perché da lì poi sono arrivate altre cose, cioè la paura principalmente del futuro, il non sapere perché sto facendo quello che stavo facendo, quindi perché sto studiando musica, perché suono, perché canto, perché scrivo, perché? E se non fosse, questo è il grande, no? Il grande problema è stato che un giorno mi sono svegliata con in testa la domanda: ma se avessi sbagliato tutto nella mia vita, se io non fossi portata per fare la musicista, non avevo mai valutato questa opzione. Non avevo mai valutato il fatto che potesse non essere roba mia la musica. Me la sono sentita sempre roba mia. Mi ci ha fatto avvicinare mia madre quando ero piccina e ho sempre pensato che fosse per l'appunto la cosa giusta da fare perché diciamo, mi veniva facile più che altro il cantare, no? E quindi ho pensato sempre che una roba che viene facile è perché probabilmente viene da dentro, uno ce l'ha. Quando ho iniziato ad avere tutte queste paranoie, mi è diventato anche difficile soltanto cantare una roba semplice perché nella mia testa c'era questa vocina continuamente: non ce la farai, non ce la puoi fare, non è roba per te, sei incapace, fai schifo, sei incapace. Tutto un continuo così. E mi ha portato proprio a perdermi, a perdere la strada, a perdere il lume del percorso, no? E a vedere tutto buio intorno a me. Eccoci qua, ragazzi. Questa roba si è trasformata purtroppo in una sorta di depressione profonda. Non ho vergogna a parlarne perché non mi frega niente del giudizio. Onestamente sono arrivata a questo punto qua. E se anche me ne fregasse un pochino del giudizio, in realtà poi il fatto che questo può aiutare qualcun altro mi importa di più del giudizio di per sé. Non so se mi spiego. Perché sono venuta in Egitto, ragazzi? Per ritrovarmi. Sono venuta qua perché ho avuto questa, diciamo che non so chi di voi è credente, però io mi sono trovata a parlare con Dio e a dirgli se per favore poteva aiutarmi a ritrovare una strada, a capire delle cose. Ho parlato con mio papà che è in cielo e con Dio, un po' con tutte e due, e ho chiesto: raga, aiutatemi, aiutatemi a farmi passare questa roba qui, a farmi tornare come prima, o se non come prima, però salvatemi da questo nero che ho in testa. L'ho chiesto. E il giorno dopo ho ricevuto il messaggio da quello che è il mio datore di lavoro, diciamo, il mio superiore,
che mi ha chiesto se ero interessata in questa avventura, chiamiamola così, in questa cosa qui in Egitto. Io l'ho vista come un segno e l'ho accettato. Tanti di voi mi hanno chiesto quando, diciamo, è venuto fuori che sarei andata in Egitto, tanti colleghi di conservatorio, amici, familiari, mi hanno detto: ma tu sei pazza, cioè tu hai preso senza nessuno insieme a te, sei andata in un posto dove non conoscevi nessuno, hai preso, sei andata così. Sì, è stato un po' così. Io ci ho pensato chiaramente, però il motivo per cui l'ho fatto è stato che l'ho visto proprio come un segno, l'ho visto come una sorta di scintilla divina, come la vogliamo chiamare, non lo so nemmeno io, una di quei treni che passano una volta e poi non passano più. E quindi l'ho presa al volo e sì, ho fatto le valigie in 20 giorni, ragazzi, tutto questo, ho fatto le valigie, mi sono comprata gli abiti che mi servivano, ho preso e sono partita. Perché la cosa che mi premeva più di tutti era ritrovare me stessa, visto che stavo cadendo nell'oblio sempre più profondo. E ho chiesto a qualcuno di aiutarmi a salvarmi, insomma, di salvarmi. E questa l'ho vista proprio come il salvagente buttato in mezzo all'oceano per tornare su a galla, sulla barca, e riprendere a remare, riprendere a vivere. E devo dire, sono 3 mesi che mi trovo qua per il momento, sono a metà del mio percorso, quasi. Ho fatto la scelta giusta. L'ancora di salvezza qua, il salvagente che mi è stato lanciato mi ha riportato sulla nave. Sono al timone più che mai, sto remando più che mai e ho capito anche tante cose riguardanti la mia voce. Sto crescendo un sacco a livello artistico. E a livello personale è molto di più del livello artistico in realtà. A livello personale sto raggiungendo delle consapevolezze che non avevo prima. Sto capendo la mia persona, sto capendo come voglio essere e come non voglio essere. Sto capendo che tornare all'Alessia, diciamo, originale è la cosa più giusta che io possa fare perché è la cosa che mi rende felice. E mi sono sentita proprio, ragazzi, non so come spiegarmi, però mi sono proprio sentita come se il mio cuore si fosse riaperto, un cuore che era stato martoriato, chiuso, un po' dalla mia testa, un po' dalle circostanze esterne, un po' dalle persone esterne. Non sto parlando di nessuno in particolare, non voglio che nessuno venga a dirmi: ah, ma con chi ce l'avevi? È una cosa, sono discorsi generali, però le circostanze della vita talvolta ti portano a chiuderti. E purtroppo per un artista sta roba non è possibile. Se qualcuno come me sta bene nel momento in cui esprime arte, e l'arte la riesco a esprimere se ho dei sentimenti da esprimere, dal momento che mi chiudo e divento praticamente un sasso, senza emozioni, o l'unica emozione, diciamo, disponibile è il terrore, la paura del fallimento, del giudizio, tutte queste robe qui, no? Che sono più comuni di quanto pensiamo in realtà nelle altre persone anche, oltre non ci siamo solo noi che abbiamo paura di fallire, ragazzi, è una paura che intrinseca avevano quasi tutti, io tuttora ce l'ho e non è che ora, olè, è sparita e sono diventata il fenomeno della situazione. Vi porta giù sta roba, raga. Mi porta giù e nel mio caso mi stavo portando giù di brutto perché non riuscivo più a essere un artista. La mia arte non esisteva più perché non stavo iniziando a non esistere più io. Sono parole forti, sono concetti forti, ma secondo me potete capirmi. Stavo iniziando a spegnermi. Ero già a buon punto dal spegnermi, proprio mentalmente e emotivamente. E mi sono decisa di non rendere questa roba in assoluto possibile. Non volevo diventare quella persona là, spenta, senza più un perché, senza più un. Sono venuta qua e qui ho riacquisito assolutamente l'autostima in me stessa ed è importante da morire sta roba. Ho conosciuto delle persone splendide che mi hanno aiutato a capire che la vita è tanto, oltre alla cattiveria, oltre alla gelosia, oltre a sentirsi uno schifo, la vita è bella. Ho
riacquisito l'Alessia originale, l'Alessia di un tempo, quella che ama senza aspettarsi niente in cambio, solo per il gusto di amare. Ed è la cosa migliore che potessi fare, e non parlo di un amore inteso come relazione, sto parlando dell'amore verso gli altri. Semplicemente il sentirsi disponibili, aperti e grati a chi abbiamo intorno, anche se ci stanno facendo del male, perché ricordiamoci che se ci fanno del bene, top, ma se ci fanno del male, insegnano una lezione. Quindi in realtà è tutto utile. Mi sono serviti dei libri per fare questa cosa, poi se qualcuno è interessato in privato me li chiede e glieli dico. Però in realtà è tutto un ragionamento poi, no? Che c'è stato dietro. Questo è il motivo per cui sono venuta qua comunque, per ritrovarmi. E mi sono ritrovata, anzi, più che ritrovarmi, mi sono riscoperta nuovamente sotto altre luci che non avevo mai. Non avevo mai dato chance a questa Alessia di esistere in realtà. Cioè, sì, sono tornata alle origini, ma c'è qualcosa di diverso. Qualcosa di più. Chiaramente c'è un livello di maturità differente perché si sta parlando di età differenti. C'è un livello di maturità diversa. Ci sono assolutamente delle delusioni, delle sofferenze, dei pianti, delle giornate passate a deprimersi che portano l'essere umano a essere. No? Superiore e rispetto a come era prima, come se facesse il level up, a essere un'altra persona con più consapevolezza alla fine, questa è la differenza. Ho più consapevolezza in me, in quello che mi circonda e nel presente, in quello che provo, quello che vivo, quello che sento. Sto ponendo tantissima attenzione, ora come ora, alle mie emozioni, non sto più lasciando andare nulla al caso. Quando sto male, mi godo lo stare male perché è valido quanto lo stare bene. Quando sto bene, ci sto dentro pienamente senza avere il terrore. Oddio, sto bene, mo succede una roba che mi fa stare male per l'equilibrio. No, mi sono levata questi discorsi dalla testa. Se una roba succede perché doveva succedere, perché me la merito e perché è successa. Punto. La accetto, la prendo, me la godo al massimo. Senza pensare, oddio, ma ora sì, sicuramente per il karma, per queste robe va male. Ma chi l'ha detto? No, assolutamente no. Mi godo quello che ho di bello e cerco di trarne qualcosa anche, soprattutto in realtà, e questa roba mi viene naturale, per aiutare gli altri. Quindi cercare di capirmi me per poi poter aiutare anche voi e anche, insomma, in generale gli altri, chi mi capita davanti. Soprattutto magari le ragazze o i ragazzi anche più giovani che hanno dei problemi in questi ambiti, mi piace parlarci e spiegargli che non è tutto perduto, che lo so che si vede nero, ragazzi, lo so che potete vedere il nero nella vita. Scusate, mi emoziono un po'. Lo so bene che si vede il nero, ma il bianco esiste ed esistono i colori, raga, e sono bellissimi. Per favore, se avete bisogno, sono qua per chiacchierare un po', perché io ho avuto delle persone vicino e grazie a loro, principalmente in realtà grazie a me stessa, mi spiace dirlo, ma è questo, però anche grazie a loro ne sono uscita fuori da tutto ciò, dal nero, dal pantano, come si dice dalle mie parti, dalla melma, ragazzi. Dalla melma se ne esce, se si vuole uscire, l'unica cosa è quella lì. E io questa esperienza la rifarei mille volte, l'ho riconfermata per altri mesi perché mi rendo conto che mi fa crescere un giorno di più ed è quello di cui ho bisogno per arrivare a essere l'essere umano che voglio essere un domani, l'adulto che voglio essere un domani, che è di un certo tipo. Quindi è questa la motivazione, ragazzi. Alla fine, visto che me l'avete chiesto in diversi, non in tanti, ma in diversi, un po' di gente, questa è la motivazione. Sono venuta qua come un viaggio di riscoperta, come quelli che vanno in India a trovare se stessi. Me sono venuta in Egitto a trovare me stessa e mi sono trovata. Mi sono trovata, oltre ad aver trovato delle persone meravigliose, che ringrazio il cielo di aver conosciuto, gente che mi rende grata. Ancora di più di avere intorno quello che ho intorno e diciamo quello che
in generale, anche solo il fatto di poter ancora respirare, poter ancora vivere normalmente, camminare, guardare le cose, sentire l'aria, sentire i rumori, sentire i suoni, sentire la musica, le parole degli altri, che a volte possono essere tipo come un miele per il cuore, le persone buone. Quindi cercate voi stessi, perché da qualche parte siete, non potete esservi persi totalmente, da qualche parte siete ancora, cercate veramente il vostro scopo di vita, prendetevelo come obiettivo proprio di trovare il senso dei vostri giorni, trovare il senso, la vostra missione, come mai siete al mondo, e non siete al mondo perché vostra madre ha deciso di mettervi al mondo. Questo è l'atto tecnico, però c'è un motivo, secondo me, mia teoria, mia e di tanti altri, ma c'è un motivo per cui siamo al mondo, non può essere tutto così. Quindi trovate, prendetevi questa missione e trovate questa parte di voi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato per tutti questi minuti, sono un sacco, tra l'altro non so bene se posso poi caricarlo su Instagram, magari lo carico su YouTube, questo video perché è un po' lungo. E vi saluto, vi mando un forte abbraccio, un abbraccio così. E ragazzi, veramente, se c'è un po' di melma si può togliere, si può spazzare via, da soli o con gli altri. Con gli altri magari potrebbe essere un po' più facile, questo dipende dal carattere vostro, ma si può spazzare via, niente è perduto. E ve lo dice una che di roba ne ha perduta un po' nella vita. C'è sempre tempo per essere felici, bisogna credere prima di tutto di meritarsi la felicità. Questo è. Una volta che uno capisce che se la merita la felicità, poi arriva. Vi abbraccio forte, grazie per seguirmi sempre. Se avete bisogno, i miei messaggi sono sempre aperti per tutti voi.